Lucca sotto la casa di vostra. Ma no! Poco prima mi hanno messo a letto, come no? Io ho cominciato a fare coppa sotto un materazzo e ho sentito arrivato giusto, giusto, ma però... Dopo due anni finalmente riusciamo a fare ancora questa ballata dell'orso qui a Jelsi, che è iniziata un'avventura piacevolissima che abbiamo portato in giro in tutta Italia, e che è iniziata nel 2008. Poi vi sono stati due anni di arresto e quindi questa sera abbiamo colto la doppia occasione, sia riportare in scena questa ballata dell'orso e poi soprattutto avere ospiti qui un documentarista olandese, Arnold, che è venuto qui con la moglie proprio per fare delle riprese per un documentario che poi girerà in Olanda. La cosa che mi colpì subito nel momento stesso in cui seppi che a Jelsi negli anni passati facevano questo ballo dell'orso fu il fatto, intervistando, parlando con gli anziani allora viventi che avevano interpretato questa parte, fu il fatto che mi dissero che nel costume erano presenti questo paio di corna, insomma, ecco. Chiaramente queste corna non erano dovute a vicissitudini familiari, ma pensai immediatamente alla relazione che c'era nel mascheramento antropologico di rito di fertilità dionisiaco, Dioniso che fugge dai titani che vogliono sacrificarlo, che vogliono ucciderlo, e si trasforma appunto in un animale, può essere un caprone, può essere un cervo, vediamo il cervo di Castelnuovo per esempio, insomma il diavolo di Tufara, però comunque poi viene rintracciato, viene ucciso, il sangue fertilizza la terra e dopo il periodo invernale appunto, quindi il periodo di carnevale, si trasforma in seme, di conseguenza frumento. Quindi è un augurio verso la raccolta, un abbondante raccolto, come rinnovo l'augurio affinché questo brutto periodo in tutti i sensi passi e che quindi anche questo riinizio dell'orso possa essere un segno di un miglior benessere per i tempi che verranno. Con scaltrezza di uomo ed aiuto di Dio si cambi il demonio in un essere Dio. Oh Pasqua, vedi che cazzo te ne ha fatto? Scusa, non c'è, mi alluvia! Se no, poverino, guarda, faccia le trascrive! I have been several times in Molise. Sono stato diverse volte in Molise. Un mio amico italiano e della costa tirrenica mi ha contattato per alcuni festival antropologici molto antichi. He contacted me with several. Mi interessano molto i riti precristiani. Sono anche un attore. Ho visto i film di Pierluigi Giorgio e ho pensato, quest'uomo ha i miei stessi interessi. An actor, and that's why I saw a film of Pierluigi. Mi interessa cosa c'è nella mente degli animali, cosa recita in realtà l'orso. Ho filmato in giro per l'Europa ogni specie di riti e rituali dove la gente si trasforma. Ah, 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 non c'è animale!
bastone, del gran bel mezzo della tensione, la bestia urlante ristretta bloccata, in tre o quattro mosse presto rigata. It is transforming in something else, in sì, la gente si trasforma in qualcos'altro, in un'altra entità, molto spesso animali. Io penso che abbia a che fare con lo stato mentale che la gente aveva in tempi preistorici. And I filmed also in the Pyrenees. Ho filmato Festival dell'Orso nei Pirenei e so che ci sono festival simili in Canada e in Siberia. And there is for some reason. Ci sono nei rituali, per qualche ragione, ricordi risalenti ai tempi in cui la gente non sapeva né leggere né scrivere e comunicava attraverso i rituali. Right. And people communicated through rituals. Questi sono i rituali che voglio approfondire di più. Anche nei Pirenei l'interprete ha la faccia dipinta di nero sotto il costume dell'orso. His bear costume. I have contact with an American professor. Ho contattato una professoressa americana, un'esperta del linguaggio della regione basca, e nei Pirenei hanno la stessa tradizione. And I have seen. I don't understand. Non capisco cosa dicono nel rituale, ma la comunicazione avviene attraverso un linguaggio non verbale. Rituals are held on places which were formerly. La cosa che colpisce è che sono rituali di posti che in realtà non sono facilmente raggiungibili. È difficile arrivarci, posti tra le montagne, in isole come la Sardegna, ci sono stato diverse volte. But there, in Holland there is also. Anche in Olanda abbiamo un simile rituale, in Olanda del Nord, dove la gente si traveste. Il rito è molto connesso a San Nicola, per qualche ragione. Io ho interpretato in questo festival di San Nicola Black Pete quando ero giovane. Noi abbiamo in Olanda un personaggio che si chiama appunto Black Pete. Come accade ad ogni attore, ho realizzato che mi sentivo un'altra persona, mi sentivo cambiato nel momento in cui ti metti il costume con il trucco, sei un'altra persona.